Buongiorno a tutti. I costi umani e i danni economici prodotti dal diffondersi della pandemia su scala mondiale fecero in pochi giorni tornare al centro del dibattito l'importanza del diritto alla salute, inteso non solo come tutela individuale, ma anche come bene pubblico da difendere ad ogni costo. In quel periodo si sprecarono le promesse in favore di cambiamenti profondi, tanto nelle politiche economiche dei governi, quanto nella necessità di riportare al primo posto azioni di contrasto alla privatizzazione e al sottofinanziamento strutturale dei sistemi sanitari nazionali, martoriati da decenni di neoliberismo. Una volta passata la grande paura, però, la nuova normalità ha preso la forma di quella vecchia, fatta di tagli alla spesa sociale, vincoli di bilancio stringenti e attacco alle condizioni di vita e di lavoro delle classi popolari. La nostra organizzazione, al contrario, si è sempre battuta contro tutte quelle scelte politiche che hanno rafforzato negli ultimi decenni il ruolo delle assicurazioni private e delle strutture sanitarie private e convenzionate, rivendicando una sanità pubblica, gratuita e universale. Per questi motivi, in vista dello svolgimento del summit interministeriale del G7 sulla salute, che si terrà ad Ancona tra il 9 e l'11 di ottobre, oggi abbiamo deciso di intervistare Paola Sabatini, segretaria generale della CUB Sanità, per capire quali saranno le iniziative che la nostra organizzazione di categoria ha deciso di mettere in campo per contestare questo appuntamento. Intanto, ciao Paola. Buongiorno a tutti e a Allora, tutte. Paola, potresti spiegarci i motivi principali per cui avete deciso di proclamare uno sciopero in occasione del summit interministeriale del G7? Sì, allora, come CUB Sanità abbiamo partecipato fino da giugno alle riunioni nazionali che si sono tenute per proporre, diciamo, delle controiniziative in occasione del G7. Come sappiamo, dal 1 gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza di turno del G7 e appunto nei giorni dal 9 all'11 ottobre ad Ancona si svolgerà il G7 Salute. Tutti i governi del G7, quelli che si autodefiniscono i sette grandi, cioè gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, l'Italia e il Giappone, così come anche le politiche dell'Unione Europea, hanno abbracciato la strada della privatizzazione e della gestione commerciale della salute. C'è stato in tutti i paesi un progressivo definanziamento del servizio sanitario pubblico. E nei documenti ufficiali del Ministero della Salute si legge che gli obiettivi del G7 Salute di Ancona saranno rafforzare la prevenzione e promuovere l'interconnessione fra salute umana, animale e ecosistemi. Ora, noi sappiamo che il 75% dello stato di salute della popolazione dipende da determinanti sociali come l'ambiente di vita, il lavoro, la casa, l'educazione, il cibo. Quindi una situazione che comunque nel momento, diciamo, in cui la povertà e la disuguaglianza sociale sono in crescita in tutto il mondo, una situazione che incide profondamente sullo stato di salute di tutta la popolazione, che per profitto e speculazione produce malattia. Quindi praticamente produzioni nocive, grandi opere inutili e dannose, degrado ambientale. Sappiamo anche che i dati dell'Agenzia europea testimoniano un aumento di morti premature per inquinamento. A livello europeo sono 491.000, di cui 84.000 soltanto in Italia. Quindi, diciamo, una situazione che già è molto pesante sullo stato di salute della popolazione. E che quindi il primo passo per migliorare la vera prevenzione primaria sarebbe quella di lottare per migliori condizioni di vita generali per tutelare la salute dell'ambiente di vita nei territori e nei posti di lavoro. In realtà tutti i governi del mondo subiscono le pressioni delle multinazionali del farmaco che invece tendono a imporre un modello di prevenzione che è basato sull'abuso di prassi farmacologiche e anche vaccinali, come abbiamo visto in occasione anche della pandemia. Perché con queste si realizzano quei forti guadagni e fra l'altro sono stati tolti anche ai singoli stati la possibilità di fare delle scelte indipendenti.
Tutte politiche che incidono pesantemente sull'accesso ai servizi e sul diritto alle cure, ma incidono profondamente anche sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Infatti, con l'emergenza Covid, insomma, con la pandemia, è stato messo in luce che il definanziamento progressivo del servizio sanitario pubblico ha fatto perdere al servizio 37 miliardi, che si è tradotto in perdite di posti letto e di personale. Praticamente si sono persi 70.000 posti letto, si sa che mancano più di 50.000 unità perché c'è stato il blocco delle assunzioni. Una situazione, diciamo, che si ripercuote sulle condizioni anche di lavoro e sul disagio lavorativo che vivono primariamente i lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica. E oltretutto anche un invecchiamento, diciamo, di queste lavoratrici e lavoratori per un lavoro che comunque è anche un lavoro che non è riconosciuto usurante, è riconosciuto solo gravoso. Noi come CUB Sanità da tempo lottiamo perché per il riconoscimento di lavoro usurante, del lavoro in sanità. E comunque, diciamo, con l'allungamento poi dell'età pensionabile ci ritroviamo moltissime lavoratrici e lavoratori che sono costretti a continuare questo lavoro con dei turni molto pesanti, con dei grossi carichi di lavoro proprio per le carenze di personale, e in età anche fra l'altro avanzata proprio per il blocco, per l'allungamento dell'età pensionabile. Ecco, quindi queste carenze di personale, tra l'altro, hanno creato anche delle problematiche nei servizi di prevenzione sui luoghi di lavoro, non per nulla, cioè non dipende tutto da questo, perché sicuramente dipende dalle condizioni di lavoro, però anche la mancanza di controllo da parte dei tecnici della prevenzione nei posti di lavoro è un cofattore dell'aumento costante degli infortuni e delle malattie professionali. Si è parlato tanto di rilanciare la sanità col PNR, in realtà sono stati messi soltanto 19 miliardi e non andranno assolutamente a aumentare, non sono previste soldi in più per le assunzioni di personale, perché questi 19 miliardi prevalentemente verranno usati per aumentare i processi di digitalizzazione in sanità. Qui in Toscana, per esempio, io sono toscana, stanno facendo una gran pubblicità al primo ospedale digitalizzato, quello di Viareggio, che sarà sperimentale, dove gli operatori saranno lì e visiteranno i pazienti per telefono, e chiaramente con risparmi sul personale. Ecco, quindi tutte motivazioni ci hanno portato a portare questi temi all'interno del gruppo nazionale che si sta occupando di organizzare queste tre giornate del Contro G7, e partecipando a questi incontri è stato lanciato anche un appello affinché nella giornata dell'11 ottobre, che è la giornata dove ci sarà un'assemblea nazionale e anche una manifestazione, ci fosse un'indizione di uno sciopero da parte di qualche sindacato. Noi abbiamo deciso come CUB Sanità di raccogliere questo appello, l'abbiamo deciso in un direttivo che abbiamo fatto ad agosto, e così abbiamo indetto lo sciopero. Lo sciopero chiaramente riporta gli obiettivi su cui noi come CUB Sanità siamo da anni impegnati e che quotidianamente affrontiamo, cioè sono gli obiettivi per un servizio sanitario nazionale gratuito, universale, a gestione pubblica, per un contratto nazionale unico di tutti i lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica. Io vi dico che quando ho inviato l'indizione di sciopero l'ho dovuta mandare almeno a 40 associazioni datoriali private, cioè private, oltre, diciamo, al Ministero e per la sanità pubblica, perché più di metà del servizio sanitario è appaltato o convenzionato o comunque gestito da privati. Quindi infatti l'indizione riguarda tutto il comparto sanitario e sociosanitario pubblico, ma anche quello privato, appaltato, convenzionato e così via. Tutti i lavoratori di questo settore, perché ci sono tantissimi contratti e quindi noi si sta anche lottando da tempo per un contratto unico, perché i servizi appaltati, esternalizzati, hanno dei contratti peggiori rispetto a quello della sanità pubblica.
Scusami Paola. Quindi chiaramente questo e poi dico altri due punti sulla piattaforma, insomma il piano straordinario di assunzioni di personale, l'abolizione dei ticket, la messa in sicurezza dei servizi e delle strutture sanitarie, il potenziamento dei servizi nel territorio e chiaramente risorse che vanno trovate con il blocco delle spese militari che chiaramente invece stanno portando via tante risorse come si sta vedendo. Scusami Paola, quali iniziative avete organizzato nei territori e poi su quali campagne pensate di concentrarvi nei prossimi mesi? Sì, allora, noi dall'ultimo congresso ci siamo strutturati, abbiamo cercato di strutturare la nostra organizzazione nel modo più partecipato possibile, come deve essere in un sindacato di base. Quindi le nostre vertenze e intanto le iniziative sui territori. Le iniziative sui territori, oltre alla partecipazione alla manifestazione nazionale ci sarà ancora, abbiamo previsto iniziative nei territori sia nelle giornate precedenti che nella giornata dell'11 ottobre e abbiamo fatto il punto proprio 2 giorni fa nel direttivo. Credo che riusciremo a organizzare in diverse città, sicuramente Torino, Savona, Genova, Milano, Firenze, Benevento, ora mi dimentico, me ne dimentico forse qualcuna, dei presidi. Che saranno anche sostenuti, insomma, anche da lavoratori che non sono della sanità, perché quando si parla di sanità e salute interessa tutti, anche come utenti. E quindi pensiamo di organizzare questi presidi. Per le campagne dei prossimi mesi stiamo lavorando appunto proprio cercando di lavorare dal basso, come abbiamo deciso di fare. Quindi non lanceremo delle campagne dall'alto, le campagne le lanceremo dal basso in base alla nostra attività quotidiana. Abbiamo fatto dei gruppi di lavoro che riguardano soprattutto anche se a parte il servizio sanitario pubblico, anche i servizi esternalizzati e quindi tutto finalizzato a, diciamo, al discorso di arrivare a un contratto unico, ma nel frattempo al miglioramento delle condizioni dei lavoratori dei servizi anche appaltati. E quindi abbiamo in ponte delle iniziative anche relative a parte la parte salariale, appunto, la parte salariale, ma anche sui tempi, sul recupero dei tempi di vestizioni, sui buoni pasto e altre varie vertenze anche, diciamo, settoriali che comunque mirano a uniformare le condizioni dei lavoratori di tutto il servizio. Grazie, grazie Paola per la tua preziosa disponibilità. Invito tutti quanti a partecipare sia allo sciopero dell'11 di ottobre che alle varie iniziative presenti sui vari territori. Ringrazio tutti quelli che ci seguono e rimando poi al prossimo video. Grazie ancora Paola. Volevo Grazie. dire un'ultima cosa, Oh, Iva, mi fai dire vabbè, un'ultima cosa? assolutamente Volevo sì, anche vai. ricordare che l'11 ottobre è anche la giornata che è stata lanciata dai Friday for Future per la giustizia climatica e sociale. Quindi diciamo, noi pensiamo anche, infatti in alcune città i presidi si svolgeranno, le manifestazioni si svolgeranno anche confluendo in quelle organizzate dai Friday, perché chiaramente la lotta per l'ecosistema e per la salute sono un'unica lotta. Grazie mille Paola, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.